ragazza, immagine! Mica brutta immagine! I balla tutto a pezzo, faccio pure una fermata! No, non la fa fermata, va direttamente a deposito! Secondo me si pure stato a problema, signora, che fa? Tenete in un negozio, ci vediamo. Ah, il terzo mese pure non potete pagare. E che fa, signore? Tenete due mani e tagliamo. Brava. Esatto, voi pensate, pensate sempre. Magari. Ma non tengo niente. Ma sai che tieni dentro al frigorifero? Ah, squep! Sarebbe? Ma qua atomica. Atomica, che è una bomba, per amore di Dio. Dice c'è il fegato che sta sempre in guerra. No, quelli sono i dispiaceri. L'avete detto, signor Lisette, non è facile avere a che fare ogni giorno con cantanti, impresari, artisti, eccetera, eccetera. Mi faceva tanto bello il disoccupato fino a qualche anno fa. Ma poco è successo. Non mi dite che vi ha chiamato il collocamento di Napoli. Addirittura collocamento, no signore. È successo che è morto mio zio. È morto lo zio, umano. Umano? È morto mio zio. Mi dispiace. Mamma. Ci dispiace. Ma voi non vi dispiace? È dispiaciuto già 5 anni fa quando è morto, poi ci ho chiamato voi. Andatelo, guarda. Avete mai visto lui così? No, non l'ho mai visto così. Ciro California! Guarda qua! Ciro California, California, no? Donna Susse con me? Sì, signora! Fino alla fine! Fino alla fine della fine! E speriamo che non facciamo una brutta fine! Allora facciamo un patto! Noi non vogliamo più uomini che sparano per tutto cose e non sanno più quanto vale una vita! Quanto vale una vita? E figli non ne facciamo! No, non ne facciamo! Perché secondo me quelli della provincia sì, ti vengono a fare davanti al panorama del golfo. Sa quanta figlia è provincia? Determinato. Ma stiamo a fine mese, prima si proposterà un stipendio. Sì, sì, non vi preoccupate, che io ho già fatto il giro. Tutto a posto, tutto ritirato, tutto tranquillo. Vedete, dunque, qua ci stanno pure i soldi che ho preso. Allora, volevo dirvi che i negozi del centro hanno pagato tutto quanto. Tutti proprio, tranne un negozio, un bar, il bar piccolino, là, che ci avuto un bambino, e perciò... E perciò la quota sua me la piglierà il vostro stipendio. E questo vi volevo dire. Invece i negozi che hanno aperto adesso, quelli che hanno appena inaugurato, quello hanno pagato tutto quanto, proprio senza perdere. Sono un negozio di giocattolo, dicevo di più gemelle, e perciò la quota sua me la piglia da vostra stipendio. Questi vi volevo proporre. Ma che non mettete paura?
lì paura, no. Dunque, volevo parlarvi del fatto del matrimonio che non si fece più. E che ci ha fatto? Non normalmente mi fece impegnare 54 cantanti alla Coppa Comica. Perché sono cantanti chi? Si capisce, hanno dovuto pagare tutto quanto. È normale, quelli già erano stati impegnati. Ma li ho pagati io, ci ho rimesso 30 milioni. Beh, volete che aveva preso io un mese che te la siamo donato 45. No, ci vedi, insomma, Franco, te, ma che volete? Ne diremo che fa? Sì. Non mi fa nessun me. C'è più, ci ha lasciato da 4 anni, il nostro amico, un bravissimo attore, Antonio Pennarella, c'è la moglie in sala. Grazie! Ciao Antonio! Vieni.